Arrivano i ragazzi del alla partenza della penultima tappa del Giro Under 23 con Francesco Canepa. Francesco, tu militi in una squadra Continental, quindi hai la possibilità di fare esperienze sia nel professionismo che con le più importanti corse Under 23. Come giudichi questo Giro Under finora? L'unico tesserato per quanto riguarda il team Wiggins, che fa riferimento al campione Presley Wiggins, e naturalmente l'abbiamo lasciato per ultimo, sta firmando in questo istante dorsale 103. Davis, che è quinto, è arrivato a Forlì e secondo nella cronometro di Campocavallo. E andiamo a ricordare che Davis è terzo nella classifica generale a 24 secondi dal leader. Ecco, tu sei arrivato a questo Giro Under dopo aver disputato un ottimo giro d'Albania con la GM, quindi la gamba è anche abbastanza buona. Sì, sono venuto qua per più che altro per esperienza. È arrivato anche Alexander Riabuschenko, vuol dire che sul palco sta salendo il team Palazzago. Buongiorno, ben arrivati ai ragazzi di Locatelli, di Sottocommesso. E al primi tappe mi hanno un po'... 5 vittorie personali per Alexander Riabuschenko, che quest'oggi veste la sua maglia di campione europeo, al giro ha vinto Castellarano. Tante belle prove anche per Giulio Branchini, per adesso finito questo giro farai gli italiani, il 24-25. Per Cesare Crodischi e per il siciliano, purtroppo attaccato qui al giro, non in perfette condizioni fisiche, Francesco Romano. E poi mese di luglio con la GM sarà impegnato. Una corsa in Toscana.